È Jenny che parla. Sono sempre stata curiosa dei nidi, i nidi di animali, i nidi di cicogna, i nidi dei rapaci che vedo tra gli alberi senza foglie d'inverno, passando per le carraie di ghiaia che riconosco mie. Anche i nidi li vedo come ammassi ordinati di legni, pezzi di stoffa, fili di lana, che magari un petirosso trova sul selciato e capisce possa servirgli. Poi ci sono le tane. Anche quelle mi interessano perché sono luoghi di protezione, di nascita e cibo. Sono uteri di terra. In una parte imprecisata del paese ho visto delle orme di animale. Non so a quali animali appartengano. Immagino possono essere orme di faina. È un giorno assolato, il sole tra le foglie filtra lo stesso colore del pelo di faina e forse questo incrocio tra idea e pensiero forma in me l'ipotesi che quelle orme possano portare a una tana. So di essere qui, ma non riconosco alcun luogo di quelli che davvero ho visto. Forse perché a me una tana manca e anche un nido manca e non so essere né un pettirosso né una faina. Sto guidando con un po' di incertezza perché non conosco le strade. Mi sento inadeguata a guidare perché fosse per me volerei in alto e vorrei avere lo sguardo selvatico di un rapace. Seduto al mio fianco c'è il mio compagno. Cosa strana perché nei miei sogni appare pochissimo. Continua a farmi sentire inadeguata alla guida e non guarda mai i miei occhi da falco in cattività. Stiamo costeggiando quello che suppongo essere un canale o un fiumiciattolo. La riva è cementata per tutta la sua lunghezza. Noto molto questa cosa e me ne stupisco. Allo stesso tempo immagino sia impossibile scavare una buca nel cemento e così l'uomo, per proteggersi dalle piene, ha impedito alle volpi, alle nutrie, alle talpe di scavare una buca per ripararsi, accumulare provviste, figliare. A un certo punto raggiungiamo un ponte che attraversa questo fiume. L'auto va per conto suo. Il mio compagno mi dice che devo girare di lì, se vogliamo andare a vedere questa mostra, o forse stiamo andando a vedere un borgo storico. D'altronde è un sogno, e i sogni fanno un po' quello che vogliono. Sotto al ponte c'è un corso d'acqua che mi fa venire in mente la città morta sotto l'argine verso il fiume vicino alla città viva. Case abbandonate, tutto invaso da rovi, rampicanti e cespugli. Liane di vilucchio avvolgono cancelli un tempo usati per definire proprietà privata e confini. A volte sento anche io liane che avvolgono le mie braccia e mi tengono legata. Nel sogno non riesco mai a liberarmi, a tagliare, a spezzare le catene e così, spesso, mi sveglio senza essermene liberata. Inizio ad avvertire quel disagio ormai familiare che provo in questi miei sogni. Continuo a cercare ma non risolvo nulla e sento solo apprensione. Dov'è il mio nido? Dove ho perso la mia tana? Avevo portato provviste per l'inverno.
Forse devo annusare nell'aria per ritrovare la strada. Forse scoprirò fino in fondo la strada perché si trova lì, oltre la città morta, dopo il ponte, dietro i pioppi. Come posso imparare anche io lo sguardo da rapace? Abbiamo letto da Fossili e Storioni, Notizie dalla Casa Galleggiante, un libro di Davide Bregola, uscito per Avagliano Editore. Per il Po i nostri giorni non sono altro che polline di pioppo. Alla gente importano soldi e salute, importa essere amata, al fiume basta la continuità. Quattro stagioni passate su una casa galleggiante sul fiume più lungo d'Italia. In Fossili e Storioni lo scrittore ci racconta un anno vissuto a pelo d'acqua sulla casa galleggiante sul Po, a cogliere i minimi cambiamenti della natura e i versi degli animali, ad ascoltare le storie dei vecchi pescatori e i sogni di Jenny la cantante, a vedere uomini remare in canoa o con una muta addosso procedere verso la foce. Un anno di apparente solitudine si trasforma, attraverso la parola scritta, nell'elegia degli spazi vuoti. Ognuno ha le proprie ragioni per stare sul fiume o fuggirne, ognuno ha la propria visione dell'acqua. In queste pagine, invece, nessuna fuga, nessuna ricerca di se stessi, piuttosto un resoconto tra contemplazione e spirito d'avventura, grazie al quale ci si accorge che ogni luogo può essere unico. Basta saperlo guardare. Dopo la vita segreta dei mammut in pianura padana, Davide Bregola torna a raccontarci di noi immersi nel tempo e nella natura. Una lingua evocativa ed esatta, di indimenticabile forza letteraria.
Davide Bregola è nato a Bondeno, Ferrara, e vive a Mantova. Gira l'Italia con i suoi spettacoli di burattini che crea lui stesso artigianalmente. Ha vinto il premio Tondelli per la narrativa con il libro Viaggi e corrispondenze, 1999. Scrive narrativa e saggistica. Con Avagliano ha pubblicato La vita segreta dei mammut in Pianura Padana, con cui ha vinto il premio Chiara 2017. E visto che siamo in diretta, letteralmente radio by Yoga Network, 14 agosto 2019, per chi ci sta ascoltando in diretta sono le 18:25 minuti, www.letteralmente.online, nostro indirizzo di posta elettronica, radioyoganetwork@gmail.com. Dicevo, visto che siamo in diretta, ne approfittiamo per leggere anche l'almanacco dei prossimi 2 giorni, a fra poco. Thank you.
Allora, domani sarà il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria, si festeggia anche San Tarcisio e leggiamo da Luca 1:39-56. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica, il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ho spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. La figura della madre. Oggi la figura della mamma è cambiata assieme alla figura della donna. Si tratta di un cambiamento profondo che incide sulla famiglia e sulla società. Un cambiamento che è certamente frutto del genio della donna, ma che richiede ad essa anche una grande creatività. Il rifiuto di quella figura materna avvolgente ed emarginata, sacerdotessa della casa e dell'elettrodomestico, eternamente a servizio delle esigenze di marito e figli, proviene da una nuova coscienza della donna, ma non ha ancora definitivamente ridisegnato la nuova figura della madre. Nel progetto di Dio, scrive Suor Germana nei suoi consigli, per quanto riguarda il 15 agosto, che è la giornata dell'Assunzione della Beata Maria Vergine, ed è per quello che quindi Suor Germana nella sua agenda, come vi ho già detto nella scorsa puntata del 2008, che abbiamo comprato su eBay una copia usata, ma nuovissima secondo noi, mai sfogliata, insomma la famosissima e bellissima agenda di Suor Germana, la magica agenda di Suor Germana. Dunque, nel progetto di Dio la maternità è una forma di collaborazione artistica tra Dio e la donna. Tu mi hai plasmato il cuore, mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo, Signore, mi hai fatto come un prodigio. Questo è tratto dalla Bibbia, Salomone 139:13-14. Ok. Dunque, Dio pensa ognuno di noi e dà a ognuno, scusate perché questa pagina è un po' tra, dove c'è la piega del libro, dell'agenda, no? In questo caso, e quindi ho una sola mano, con l'altra tengo in mano il microfono. Dio pensa ognuno di noi e dà a ognuno di noi un nome fin dal primo momento del nostro concepimento. Fin dal grembo di mia madre il Signore ha pensato a me e mi ha chiamato per nome, Isaia 49:1. Dio dunque instaura con ciascuno di noi un rapporto diretto attraverso la nostra mamma. Il commento, sempre dalla gente di Suor Germana: Maria non si chiude nel privilegio di essere la madre del Dio fatto uomo, lo considera un dono che la impegna ancor più al servizio degli uomini. Dal momento in cui lo Spirito Santo la rende madre del Verbo, la sua vita viene legata non solo a quella del Figlio Gesù, ma è quella di tutta l'umanità. Dovrà rigenerare come madre tutti gli uomini. Lo farà attraverso le doglie di un parto che vedrà la sua vita unita a quella del Figlio, nella sua passione, morte e resurrezione.
nella preghiera di Magnificat svela la condizione per essere riempiti della ricchezza di Dio, essere poveri, umili, affamati, in una parola non essere contenti di quello che la vita e il mondo possono dare e rivolgersi a Dio come la vera ricchezza, il tesoro prezioso per il quale si vende ogni altra cosa. Il desiderio di Dio è come una calamita che attira Dio nella vita della sua creatura. Chi è soddisfatto di quello che possiede non sente il bisogno di Dio e non si preoccupa di cercarlo e resta nella sua povertà. Nella logica di Dio, la prima condizione per essere da Lui arricchiti è di essere poveri. Solo un recipiente vuoto può ricevere l'acqua della grazia. E per quanto riguarda il 15 agosto, dobbiamo dire anche la frase: la grazia è per il corpo ciò che il buon senso è per la mente. E poi, per quanto riguarda invece, voglio andare a vedere qui nella leggenda, come viene chiamata Questa cosa che c'era nell'agenda di Suor Germania, che c'è penso tuttora, ripeto, io un po' di anni che non la compro, che c'era in alto a sinistra, dopo i santi, a destra e a sinistra, c'erano dei consigli praticamente, sì, consigli utili, trucchi per vincere qualche sfida nella gestione della casa e della cucina. E io ci ho aggiunto, dice Suor Germana, anche un pizzico di cultura utilizzando le pagine di raccordo per ricordarvi i profili biografici di qualche grande musicista di ieri e di oggi. Bene, allora, e per quanto riguarda quindi questo spazio dei consigli e non solo, che troviamo in ogni pagina dell'agenda di Suor Germana, il 15 agosto del 2008 c'era il Peta Buso, gioco veneziano. Uno dei due giocatori muniti della stessa quantità di creta preparava per primo un cilindro cavo con la parte superiore ricoperta da uno strato sottile di creta. Al grido di Peta Buso, il giocatore lanciava con forza il cilindro per terra, la parte meno resistente scoppiava creando un foro, buso appunto, l'altro giocatore lo ricopriva con un po' della sua creta e ripeteva l'operazione. Vediamo la ricetta di Suor Germana per il 15 agosto, ciuffetti, pomodoro e basilico. Allora, come ingredienti 800 g di ciuffetti, mezzo litro di vino bianco secco, mezzo litro di acqua, 250 g di pomodori maturi, basilico, sale, zucchero, mezzo bicchiere di olio extravergine d'oliva. Lavate bene i ciuffetti in acqua abbondante, in una pentola mettete il vino bianco e l'acqua, poi quando bollono unite il pesce e lasciate cuocere 3 minuti da quando l'acqua ha ripreso il bollore. Scolate i ciuffetti e metteteli in un piatto fondo. A parte tritate il pomodoro con il basilico e mettete il trito in una scodella. Unite un pizzico di sale e uno di zucchero, versate la salsa sul quello che volete, sono io che sono scemo oggi, scusate, è una diretta, oggi sono proprio scemo. Versate la salsa sul pesce, beh certo, abbiamo letto prima i ciuffetti, pomodoro e basilico, però mi ero dimenticato un piccolo particolare, abbiamo già fatto questo discorso l'altro giorno, cioè letteralmente radio per una cucina prevalentemente vegetariana, però diciamo che sicuramente se proprio uno deve scegliere tra carne e pesce, noi siamo più favorevoli al pesce che alla carne. Ok, questo era sostanzialmente il discorso che facevamo l'altro giorno. Quindi in questo caso, come
Come sostituire i ciuffetti? Allora, secondo me il tofu è sempre la cosa migliore. Tofu che potete anche insaporire con le foglie. Adesso voglio cercare su Google. Ok. Comunque con alghe, ecco. Alghe in cucina, come sceglierle? Ok. Allora, c'è la lattuga di mare, che è un'alga verde divisa in cespi a foglie larghe, molto presente anche sulle coste italiane, possono essere condite e mangiate come l'insalata e rappresentano anche un buon fertilizzante per gli orti. C'è la spirulina, c'è l'alga nori, famosissima, per intenderci quella che nella cucina giapponese avvolge i maki, nei supermercati si trova in foglie. C'è l'alga kombu, è un preparato giapponese a base di parti di alga, wakame, arame. Ok, quindi ci sono vari tipi di alghe che possono essere utilizzati anche nella cucina vegana, non solo in quella vegetariana, e quindi potete ad esempio utilizzare del tofu e insaporirlo con delle alghe, ad esempio, ok? Quindi versate la salsa sul, tra virgolette, pesce, oliate abbondantemente e servite. Tra l'altro, a proposito di alghe nella cucina anche vegana, hanno molte proprietà alimentari ricche di sali minerali come ferro, calcio, magnesio, iodio, potassio e di vitamine A, B, C e K. Questi elementi sono contenuti in misura da 10 a 20 volte superiore rispetto alle verdure. La vitamina B12 non compare nelle alghe, come erroneamente si credeva tempo fa, bensì principalmente negli alimenti di origine animale e nei cibi biologici. Essa è dunque l'unica vitamina generalmente carente in una dieta vegana. Si può ovviare facilmente con una grande varietà di integratori, per la maggior parte vegani, quindi non sperimentati né contenenti derivati animali, ok? Quindi non c'è problema. Si può integrare la vitamina B12. Ci sono tanti integratori e ce ne sono tantissimi vegani, come abbiamo appena detto. E dato l'elevato contenuto di iodio, naturalmente le alghe sono sconsigliate a chi soffre di ipertiroidismo.
Le alghe hanno la proprietà di dissolvere depositi di muco e grassi, un effetto purificante dell'organismo in generale, facilitano l'eliminazione di sostanze tossiche. E torniamo all'almanacco lunario effemeridi. Prima di tutto dobbiamo dire che il 15 agosto sarà luna piena, ebbene sì, 15 agosto, un bel ferragosto con una bellissima luna piena alle ore 14:29. Per quanto invece riguarda il sole, sorgerà alle 6:15 e tramonterà alle 20:23.